Bentornati a tutti da Yavo99. Oggi risiamo alla videocamera e vi farò vedere un'applicazione molto, molto carina, dato che praticamente è un'applicazione che fa fare i video in slow motion. Perché, come tutti sapete, i video in slow motion sono solo disponibili per iPhone 5S e per altri dispositivi, no. È disponibile anche per gli altri dispositivi, però serve Cydia e serve un'applicazione scaricata da Cydia, ovviamente. Vi faccio vedere l'applicazione. Allora, aspettate, se la trovo. Si chiama Slow Pro. Ve la faccio vedere l'icona. Questa qui. Praticamente c'è qui tipo quando si registra. Cioè, l'apriamo. Non si vedrà niente. Ho attivato il flash. Allora, posso dire, è molto carina, ve lo assicuro. Qui c'è il pulsante per registrare, questa è la versione a pagamento e poi qui l'album delle cose che abbiamo registrato. Qui il flash e qui le impostazioni, no, questa è per la luce, non lo so, per qualcosa. Andiamo a vedere i video che ho già fatto. Allora, qua sotto troviamo il pulsante per riandare a registrare i video e i feed. E questi sono per cancellare. Poi il simbolino maggiore per non lo so. Ok, non me ne frega. Non lo so per cos'è. Poi però, come vi ho detto, cioè, vi faccio vedere il video di prova che ho fatto, che è questo qui, e nel video praticamente c'è il pulsantino per metterlo è scomparso su Facebook, Instagram, YouTube o altre cose per farlo partire, e il cestino, poi il pulsante per l'avvio, il pulsante per tornare indietro in cima e l'edit per modificarlo, e qui per scorrere nel video. Vi faccio vedere un piccolo pezzettino. Anche la voce al rallentatore. Questo era il video per la recensione dell'applicazione Slow Pro. Grazie di vederci, da Yavo99.